Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore, che sei la vita, perdonaci se talvolta dubitiamo del tuo amore e come Marta ti diciamo la nostra sofferenza e delusione perché non vediamo ascoltate le nostre richieste. Abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che sei la risurrezione, perdonaci se non sappiamo ascoltarti e dialogare con te, così da giungere come Maria ad una fede ancora più grande e diretta. Abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che sei colui che ci chiama ad uscire dai sepolcri, perdonaci se anche di fronte ai tuoi doni facciamo fatica a sentire la tua voce che dona eternità alla nostra storia. Abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dio Padre, tu che hai manifestato la tua compassione nel pianto di Gesù per l'amico Lazzaro, guarda oggi ognuno di noi, penetra nel nostro profondo. Donaci di riconoscere le nostre malattie interiori, di saperle chiamare per nome. Svegliaci dalle nostre sensazioni di morte, dai nostri dormiveglia spirituali. Tu che sei il Dio della vita, rendici creature nuove in te. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo la sorella di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. All'udire questo Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella, Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro, che già da 4 giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Gesù si commosse profondamente e molto turbato domandò: dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse? Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credono che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legate con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui.
Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Il pianto di tanti nostri fratelli in questi giorni, per i lutti così frequenti, così dolorosi perché vissuti nel distacco dai loro parenti, è confrontato con il pianto di Gesù. E Gesù ci insegna che tutto ciò che è genuinamente umano è anche divino. Gesù, che è vero Dio, piange umanamente la morte di un suo amico. E nel pianto c'è il segno di questo amore, l'amore di Gesù, l'amore nostro per i nostri cari, questo amore umano che rende la vita autentica e che ci rende simili a Dio. È l'amore la prima porta attraverso cui passare per sconfiggere la morte. Certo, Gesù è Dio e dona miracolosamente la vita a Lazzaro, ma attraverso questo miracolo ci vuole insegnare ad andare alla vita eterna, quella che lui ci dà alla fine della nostra esistenza. È bello scrivere sui balconi andrà tutto bene, ma per noi cristiani questa affermazione ha un significato particolare. Non significa che in questa vita terrena tutte le cose vanno secondo i nostri disegni o senza ostacoli o senza dolore o senza la morte, ma significa che il bene che lui ci ha dato, Dio ci ha dato dalla nascita, non viene meno. Nel battesimo noi siamo figli di Dio e siamo già passati dalla morte alla vita. A questa vita sarà data in pienezza nel passaggio della morte che noi tutti siamo chiamati a vivere. Le tante morti che oggi subiamo nelle nostre famiglie, nella nostra Italia e nel mondo intero non ci devono spaventare, favorire, ma ci devono ricordare che la nostra meta è il cielo. E questa meta che Gesù ci insegna anche oggi non è una meta alienante che ci fa dimenticare l'impegno quotidiano, ma anzi è una meta che ci dà ancora più forza per amare i nostri simili, per piangere con chi piange, per gioire con chi gioisce, perché il Signore è il Signore dei vivi e dei morti, è il Signore di tutti e già da adesso noi siamo con Lui e anche Lui oggi ci ripete: non abbiate paura. Credo in te, Signore, mia risurrezione e mia salvezza, fonte della vera libertà. Dal mio buio, dal mio nulla, tu mi chiami alla vita. Apri il mio sepolcro, Signore, chiamami alla vita con te. Toglimi la pietra dal cuore, grida forte il mio nome, Gesù. Grida forte il mio nome, Gesù. Vieni in me, Signore. Spezza le catene del timore. Scioglimi le ali dell'amore. Con la voce del mio pianto grido a te la mia preghiera. Apri il mio sepolcro, Signore. Chiamami alla vita con te. Toglimi la pietra dal cuore. Grida forte il mio nome, Gesù. Grida forte il mio nome, Gesù. Prima di ricevere la benedizione, vediamo come è bello dare sempre qualche avviso per la nostra comunità. In questi giorni sono scomparse 4 persone: Milvia, Rosa, Angelo e Dea. Ma sono nate anche dei bambini. Io ho notizie di 3 bambini, magari certamente è nato qualcun altro. Allora ricordiamo i nati recenti: Gabriele, Isotta, Elisa. Vi ricordo anche di iscrivervi a questo canale YouTube per ricevere sempre i nostri messaggi. Avete pure possibilità domenica alle 9:30 di guardare in diretta da Telemantola la messa con il Vescovo. Poi ci impegneremo nel Triduo Pasquale a celebrare e far vedere le nostre celebrazioni in modo che la nostra comunione sia visibile e sia piena nonostante la distanza fisica. Concludiamo con una benedizione particolare che non vuole essere solo per noi, per voi, non
ma anche per tutte le persone che ci hanno lasciato in questa situazione, in questo momento. Dio creatore Padre, che nella risurrezione del suo Figlio ha dato ai credenti la speranza di risorgere, e punto su di voi la sua benedizione. Amen. Cristo, che si è redente con la sua croce, vi rinnovi nel suo amore e doni a tutti i defunti la luce e la pace eterna. Amen. Lo Spirito Consolatore vi conceda di godere la felicità promessa a chi attende l'avvento del Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio.